Ciao a tutti ragazzi, amici. Benvenuti in questo nuovo video. Dato che nella scorsa settimana abbiamo portato il video dove mostriamo posti un po' meno conosciuti dai turisti, questa volta tocca a chi invece viene qui a Parigi per la prima volta. Ebbene sì, quindi abbiamo iniziato dalla Tour Eiffel. No, ovviamente stiamo scherzando, è bellissima, è dietro di noi ed è chiusa fino al 15 luglio o il 16. E quindi ragazzi partiremo da una seconda meta turistica molto famosa. Il Louvre. Ebbene sì, inizieremo il video proprio dal Louvre. Quindi partiamo dalle informazioni basilari di questo famoso museo. La tariffa individuale per una persona giornaliera è di 17 euro, ma se avete sotto i 18 anni è gratis per tutti. E se abitate nell'Unione Europea e avete meno 25 anni potete entrare mostrando semplicemente un documento di identità. Vi informiamo che causa Covid in questo periodo bisogna assolutamente prenotare online, se no non vi fanno entrare. E tranquilli perché sul sito web ci sono varie opzioni, tra cui quella sotto i 25 anni, e quindi entrerete gratuitamente comunque. Il museo è aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 9 alle 18 il pomeriggio. Esattamente. Andiamo subito. Al primo step dobbiamo fare i controlli. Siamo dentro. Esattamente, abbiamo passato il primo scanner, siamo già dentro. Bellissimo. I controlli comunque. Abbiamo messo 2 secondi per entrare. Scanner e via. Stefano sta scaricando la mappa proprio qui prima di entrare al museo. Com'è? Trovata? Sì, eccola. Wow! Ce l'ho anch'io stampata in foglio! Questa è la mia seconda volta al museo del Louvre. E ora andiamo a vedere subito la Gioconda, facciamo subito i turisti italiani. No, io volevo andare a vedere la mummia e il reparto egizio, che mi piace un sacco. Andiamo a vedere la pittura italiana. E non ho più infilato dopo quelle italiana. Scale. Italiana. Guarda, guarda. Mamma mia, la Gioconda, ma ce la riportiamo. Sì, ce la riportiamo. Questa è la nostra missione. Ecco il nostro ultimo video perché poi finiamo in prigione. Comunque la Gioconda è veramente facile da raggiungere perché basta seguire i cartelli. È una delle opere principali del Louvre e quindi le indicazioni mandano subito a quelle. Se voi seguite il percorso che vi consigliano loro, vi portano subito alla pittura italiana e quindi alla Gioconda. Siamo al Louvre e se non vi iscrivete al nostro canale, cioè... Ecco. So che non capirete. Iscrivetevi al nostro canale. Qui abbiamo Stefano che fa i capricci perché vuole pubblicare la storia. Io gli ho detto salve, la pubblichi dopo perché qui c'è la Gioconda. Prima che arriva tanta gente. Lui no. Ora? Andiamo. Insomma, per vedere la Gioconda seguite la gente. Dove c'è tanta gente c'è... Allora ragazzi, facciamo un patto. C'è un patto. Facciamo una cosa. Ve la facciamo vedere da lontano così non vi rovinate la sorpresa. La facciamo vedere all'italiana. Cioè andiamo passando, ve la facciamo vedere. Sì, e non facciamo tutta questa fila. Sei contenta di averla vista per la tua prima volta? La seconda. Ah già, è vero, per la seconda volta. Ok, l'abbiamo vista, ora ce ne possiamo andare. Ah, sì. Il video è finito. E ragazzi, insomma, adesso per vedere la Gioconda bisogna fare tutta questa fila. No, andate verso l'uscita, guardate, è proprio qua e ma guardate, la potete vedere la Gioconda, come abbiamo fatto noi in poche parole. Tanto più vicino non potete andare, nel senso che comunque non potete andare vicino al quadro, ma la distanza è di un metro e mezzo, 2 metri. Quindi esatto. Guardatela di lato, è sempre bella e prima o poi la riporteremo a casa. Lasciateci un like perché vi abbiamo fatto vedere la Gioconda, cosa non da tutti, e proseguiamo la nostra visita. Comunque sì, raga, qua ci sono le pitture d'ornamento intorno alla Gioconda, perché una volta che arrivi qua tu ti guardi la Gioconda, non ti guardi più le altre pitture. E noi vogliamo, allora, noi vogliamo essere buoni e gentili con gli altri quadri, esatto, quindi vogliamo dedicare del tempo anche agli altri artisti e quindi ora ci guarderemo anche le altre pitture. Esatto, perché ci sentiamo in colpa, poverine. Sì, c'è tutta la massa di gente là per la Gioconda e nessuno che insomma si guarda le altre opere. Comunque anche se fate la fila, cioè raga, potete andare fino a là. Questo è il distanziamento tra Gioconda e
persone, saranno almeno 4 metri. Che la chiamano Gioconda? Si chiama Gioconda, non Gioconda. Perché? Perché i francesi devono cambiare tutto? Perché sono francesi. Leonardo e Da Vinci. È Da Vinci, Giulio Cesare. Non era così, Giulio Cesare. Diteci se siete pro o contro a questa cosa che i francesi cambiano i nomi. Allora a questo punto noi gli artisti francesi li chiamiamo italianizzando. Sì, esatto. Ragazzi, sempre allo specchio, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like. E siamo arrivati all'arte africana, asiatica, Oceania e America. Qui la parte è molto più vuota, infatti pensavamo di sbagliare strada. Il senso della visita, invece sono tutti a guardare la Gioconda. Ma meglio così, più tranquillità per noi. Sì, senti che pace. Questi ragazzi erano i TikToker di un tempo. Ovviamente sto scherzando, non abbiamo nulla contro i TikToker. C'è molto questo reparto, soprattutto questi che si stanno accoppiando. Questo è veramente figo, mi piace. Guardate, è un poggiateschio. Come ora noi abbiamo i poggia orecchini, i poggia cose. Loro un tempo avevano i poggiateschi. Non sai dove mettere il tuo teschio di compagnia? Comprati anche tu un poggiateschio. E scemo scemo, dove gomma gomma? Una notte al museo. Bello questo. E anche questo. Come vi dicevamo, è molto semplice girare il Louvre seguendo le indicazioni. Solo che noi a una certa ci siamo persi. Infatti, quando siamo arrivati al reparto africano, asiatico e lì dicendo, sì, abbiamo fatto tutto il giro e non sapevamo più dove andare. Quindi siamo ritornati totalmente indietro e poi abbiamo seguito un altro senso della visita e siamo arrivati al reparto di arte francese. Sì, dove c'è questa opera molto famosa. Comunque questo è il quadro da non perdere, La libertà che guida la gente. Molto bello. Comunque ma... sì, questi quadri sono immensi, sono più grandi del nostro 30 metri quadri, il nostro studio. Cioè guardate, sì, quanto sono grandi. Le persone a confronto sono un quarto. Chissà quanto ci sarà voluto per fare un quadro così. Un sacco, penso più di un anno, due, tre, cinque, dieci. E durante il proseguimento della visita troverete anche dei negozi di souvenir che vendono vari oggetti, borse, caraffe d'acqua, maglie, di tutto. Ed ecco a voi le cose che studiavo a scuola. I vasi greci, molto bellini. Sì, le cose che si studiavano alle medie. Comunque siamo scesi di un piano, ancora. Ci troviamo al piano zero. Esatto, qui è il reparto greco, è uno dei miei preferiti, il mio preferito in assoluto è quello egizio. Finalmente, eccolo là, il senso della strada per andare a vedere gli egizi. Sei contenta? Non si vede? Ed eccolo, guardate che bello! Ma prima di andare al reparto egizio, qui ci sono le vecchie fondamenta. Molto belle, cioè era una fortezza tipo. Del Medioevo, figo! E ora passiamo agli egizi. Egizi. Ma che bello, chi è emozionato? Chi? Io. Guardate che bellezza, quanta precisione, l'abbiamo detto insieme. Sembra stampato. Sì, è vero, e pensate che ha solo tipo un paio di migliaia di anni. Cioè, ma voi ci pensate a quanto sono antiche queste cose? Guarda che piedo, hai visto che piedo? Che poi a me hanno sempre affascinato gli egizi, sarcofagi, mummie, geroglifici, tutte queste cose qua. E anche la parte con meteoriti, cose astrali. E ora rivederle è tipo wow, molto, non so se ci capite, ma è molto bello. Cioè è qualcosa che ci piace. Non l'ho trovata abbastanza inquietante come quando ti bevi 20 caffè la sera e tipo sei sveglio da 24 ore. Esatto, la stessa faccia. Ma che belli sono. Guardate, questo è bassino. Ah, sicuramente rappresentavano la moglie e il marito. Anche perché ce ne sono più di statue accompagnate da una alta e una un po' più bassa. Quindi sicuramente quella più bassa e piccolina era per le donne. Però forse un po' mi inquieta pensare che dentro c'è gente morta e imbalsamata. Queste macchie sono liquidi corporei umani.
Sì, ragazzi, non guardate questo video mentre state mangiando, sì, mi raccomando. Esatto. Però guarda, c'era già il smile. Quello è uno smile triste. Che fa l'occhialino. Idee della magia. Adoro troppo, ragazzi. Solo a me piace questo tipo di cose. Tipo magia, antichità, egizi, tombe, mummie. Non so, mi affascinano un sacco. Solo che ancora non abbiamo trovato la mummia, sono molto triste. Voglio anch'io un amuleto. Queste sono la forma più realistica delle tombe egizie. Ora ragazzi siamo in quel momento della giornata dove ci è presa la fame e quindi... Alle ora, sì, è dalle 11 che siamo qui. Sì, non riusciamo a vedere altro che... cibo. Sì, cioè pensiamo solo a quello e quindi stiamo accelerando un attimo la visita. Anche perché per visitare tutto il Louvre secondo me ci vogliono 4 ore almeno. Tipo questa parte del museo non l'avevamo mai vista no. Prima volta. No, e ora stanno ristrutturando molte parti e infatti devi fare dei giri assurdi. Però comunque è molto visitabile, c'è il percorso e... Stiamo facendo una piccola pausa perché siamo distrutti tra il lavoro di ieri sera e stanchezza accumulata e la fame, sì, soprattutto. Abbiamo le gambe che proprio hanno detto basta, stiamo pausa. Cercando dove mangiare, sicuramente mangeremo in un fast food. Dobbiamo scegliere tra due. Raga, questione molto importante, abbiamo famissima e quindi dobbiamo scegliere dove mangiare, Five Guys oppure KFC. Quindi ora faremo un sondaggio, deciderete voi per noi. Vivendo qui a Parigi comunque abbiamo la possibilità di entrare più volte al museo, dato che entriamo gratis. Esattamente. Quindi ci siamo fatti solamente 2 ore e mezza di visita. Però in realtà ci vuole molto, ma molto più tempo perché ci sono veramente tantissime opere. L'abbiamo anche fatta un po'... non di fretta, ma non fermandoci ad ogni opera. Sì, esattamente. Poi magari ora abbiamo visto che qualche padiglione era tipo chiuso e in più abbiamo detto ci ritorneremo, siamo qua, abbiamo un motivo in più per ritornarci. E ora stiamo andando verso l'uscita perché ci stiamo avviando per mangiare. Come avete visto abbiamo fatto un sondaggio su Instagram, quindi siete voi a decidere per noi in questo caso. E poi vi pubblicheremo insomma il risultato, vi faremo vedere anche qualcosa del posto dove andremo a mangiare. E perché abbiamo scelto un fast food? Perché noi quando eravamo un po' più piccoli andavamo in vacanza, invece di andare a mangiare cose tipiche mangiavamo sempre fast food, KFC ovunque. Esattamente. McDonald's, a Londra mangiavamo solo McDonald's. Ma non è vero, abbiamo mangiato anche fish and chips, sì. Però per la maggior parte McDonald's. E quindi abbiamo pensato, perché no, facciamo un po' i vecchi turisti di quando eravamo piccoli e mangiamo il fast food. Esattamente, e quindi ci vediamo tra poco. Molti si staranno chiedendo, ma cosa c'è sotto alla piramide di vetro? Ci siamo noi, lo sapevate? Che praticamente è il soffitto dell'entrata del Louvre. E ora andiamo al carousel, che è la piramide quella al contrario. Comunque se volete mangiare dentro al Louvre ci sono ristoranti, caffè, qui c'è Paul. Non so quanto vi convenga. È una pasticceria, però sopra c'è il McDonald's, c'è anche l'autogrill, quello che esiste in Italia e anche altre cose. Sì, ma anche dentro al Louvre c'è un ristorante dove fanno formula pranzo. Da 13,90€ c'è tipo panino dolce e bevanda. Non siamo sicuri del dolce. Ma esatto. Se no c'è Paul, anche qui fanno panini e cose dolci. Eccolo qui. È molto famoso qui in Francia. E ragazzi, non affrettatevi a fare shopping dentro il Louvre, perché qui ci sono dei negozi di souvenir veramente veramente grandi. Non so i prezzi se cambiano, però hanno tantissime cose, anche souvenir su Parigi. Guardate che carina la borsetta. Questa è proprio assolutamente da comprare, cioè se non ce l'avete non siete nessuno. Mi compri l'oca parigina? L'oca parigina? L'oca parigina! Ah. Se non ce l'hai... Ulala. Non... In quest'area potete entrare anche senza biglietto, ragazzi, cioè fate i controlli, credo. Sì, esatto, è là, esattamente qua, stanno sì. Facendo il controllo per entrare. Là ti fanno il controllo, ma in quest'area potete venire anche senza biglietto e perché senza passare i controlli. Ristoranti e le varie boutique, quindi un centro commerciale. Sì, c'è anche il Printemps là del Louvre, ma è chiuso con tutti i negozi di lusso. Qui c'è anche il famosissimo La Dorée, dei macaroni veramente veramente buoni, guardate che bello che è dentro.
Ed eccolo là sul McDonald's, mamma mia. C'è una fame che mangerei persino lì. Comunque sembra molto aeroporto questa zona, non so, il McDonald's là sopra, sospeso. E ora stiamo andando a prendere la metro. Comunque raga, là c'è il Louvre e la Place de l'Opéra. Quindi capite che in 10 minuti a piedi arrivate da una parte all'altra ed è super collegata senza prendere la metro. E là c'è Mary che mi sta aspettando. Uno dei nostri fast food preferiti. Esatto. Era la vita che non tornavamo. E comunque fuori c'è il corteo del Pride. Sono troppo felice. E comunque, dato che avete votato per il Five Guys, siamo qua. La nostra cosa preferita di Five Guys. Dobbiamo scegliere bene. Perché non si può fare il refill. Esatto. Però guardate quante bevande ci sono. Dai, io prendo la zero normale. Ma lime, c'è tantissime opzioni. Vabbè, io ne prendo lime. E non si può fare il refill. Poi lì fai da solo, lì le salse fai da solo. È come un dinner americano. C'è anche il mezzo mix zero Powerade. What? Ma vediamo un attimo Powerade. Ah, ci sono solamente questi gusti. Che di Fanta ci sono un po' di gusti. Io prendo la Coca-Cola alla vaniglia, che è la mia preferita. €3,75 la bevanda grande, ma il bello è che non c'è ghiaccio e io l'ho riempita fino all'orlo e ho mischiato vaniglia e ciliegia. Hamburger costa €9,25. Io ho preso quello piccolo. Due hamburger dentro. Questa invece è una singola, però è un cheeseburger. Vi consigliamo di prendere le patatine fritte piccole da dividere, perché solitamente oltre ne a... Ne buttano tantissime nel sacco. Stefano sta prendendo le salse, abbiamo il posto con vista polizia, yay! Lì si opera che non si vede. Solitamente danno nei sacchetti, non danno vassoio né niente, ci dobbiamo apparecchiare da soli. Eccolo il boss con le salse. E vi diceva Mary, ecco le patatine piccole. Cioè sono tantissime raga, proprio tante. Assaggiamo la mia Coca-Cola zero alla vaniglia ciliegia. L'assicuro sta di torta. Io solitamente non prendevo quella zero, ma ora mi sono convertita, quindi anche quella zero è buonissima. In poche parole, scegliete il sandwich e poi potete aggiungere tutte queste cose gratis. Cioè pagate solamente il sandwich di base. Potete scegliere un hamburger normale, un cheeseburger, double cheeseburger, little cheeseburger, io ho preso un little cheeseburger e potete aggiungere tutte queste cose. E anche di più se volete. Ora ci troviamo su Rivedea Senna, proprio a due passi dalla Tour Eiffel, e abbiamo trovato online un pacchetto veramente interessante che potrebbe aiutare molti turisti. Esattamente, si tratta della crociera sulla Senna guidata e commentata, cioè si chiama Croisière Commentée, e in più c'è l'offerta del bistrò, quindi sia primo piatto, secondo piatto, ad un prezzo di €35. E non è un semplice bistrò, perché questo bistrò è proprio sulle rive del Senna con vista Tour Eiffel, e noi lo proveremo per voi per vedere se vale la pena questo pacchetto di €35 crociera più cena o no. Esattamente, e quindi iniziamo subito. Quello è il bistrò parisien che rimane fermo sulla riva, invece queste sono le crociere più cena o pranzo, che costano un po' di più. Mi sembra pranzo 69, cena sui €100. Esattamente, si trovano esattamente sotto la Tour Eiffel. E noi abbiamo pensato di scegliere l'opzione un po' più economica, perché se poi non ne vale la pena, almeno se abbiamo speso vale €35 e non 100. Magari un giorno proveremo anche la crociera sul Senna, però ancora non è giunto il momento. Non so se vi ricordate quella crociera sul Senna €39, ma non c'erano posti per questa domenica, ma solamente a luglio. C'è già un po' di gente in fila e manca mezz'ora alla partenza. Non l'abbiamo detto, ma partono ogni ora. Comunque appena arrivati siamo andati al bistro a richiedere i biglietti, che sono questi. Se non avete acquistato invece il pacchetto completo con la cena, andate direttamente alla biglietteria e li comprate là. Ora stiamo in fila per entrare per l'imbarco. Sì, l'ho ripreso. Ok, abbiamo preso posto e sta iniziando a piovere, solo che noi siamo temerari, al massimo apriamo l'ombrello e scendiamo giù. Comunque la gente sta salendo tutta su e speriamo di non avere nessuno accanto, yay! La crociera si può fare fino alle 10 di sera, noi vi consigliamo comunque questi orari, 7, 8, perché c'è meno gente, si sta bene comunque a giorno perché fa buio verso le 10. Piano piano stiamo partendo. Mi sento troppo turista. Anch'io. Just something.
emozione veramente forte. Stanno scendendo tutti. Sì, ma perché proprio mi è iniziato a piovere forte. Sì, ma anche qua devo dire che non si sta male, eh. Però comunque è molto bella anche la vista da questo punto. Sì, e ci è venuto in mente di fare un video sulle batomosce perché stiamo vedendo veramente tante. Cioè più che altro le batobar. Sì. Batobar per aperitivo. Ciao, sì, ciao. Come state? Quelli vi stavano dicendo di iscrivervi al canale e di lasciare un like per supportarci e perché siamo simpatici. Soprattutto. Questo ponte non l'avevamo mai visto, comunque guardate la pioggia, si vede tantissimo. Ponte Audouble si chiama. Mai visto questo ponte, assurdo. Questa crociera ci porta anche alla scoperta di cose nuove, perché qui non ci siamo mai passati. Visto, ne vale la pena anche per chi vive a Parigi da 2 anni, come noi, e pensava di aver visto tutto. In realtà non è così. Rigiriamo. La frittata. Siamo tornati su perché piove poco. E volevamo vedere però... Notre Dame meglio. E stiamo andando verso la luce. Comunque siamo seri, che ne dite di un video dove proviamo i bar? Il miglior aperitivo sulla batomosce o il miglior bar sulla batomosce, cose così, esatto. Scriveteci giù delle idee nei commenti. Qui al ponte di Birakeim, dove ne veniamo a fare le foto con la Tour Eiffel. Qui passa la metropolitana con vista Tour Eiffel, è bellissima, cioè andate lì e fate la foto alla Tour Eiffel dalla metro. Comunque ci siamo seduti, ci hanno dato il menù e possiamo scegliere tra antipasto e piatto oppure piatto e dolce. Quindi ora vediamo un attimo, io sicuramente prenderò antipasto e piatto. E possiamo prendere tutto tranne le entrecotte, che ovviamente costa 28 euro, ci perderebbero. E c'è una vasta lista di cocktail e mi ispira molto il mojito al mango, però prenderemo il vino. Per ora il servizio è stato praticamente perfetto, è arrivato il cameriere che ci ha detto tutti i piatti del giorno e come funziona il nostro menù. E comunque noi siamo su un tavolo perfetto perché abbiamo proprio qui la vista Tour Eiffel. Grazie, il mio sommelier. Abbiamo preso il vino ed è arrivato in questa ice bag carinissima. Ragazzi, sono arrivati i piatti e sono veramente tanto carini. Il mio è mozzarella e pomodori e il suo è il piatto del giorno. Tu che sei cuoco, da fiducia al formaggio. Buono? Ah, buon appetito a noi. Ragazzi, mi raccomando, la scarpetta si fa sempre, anche se si è al ristorante, anzi, soprattutto. Il mio piatto è gigante, sa molto di insalata. Lo so, ho fatto un errore a prendere le orecchiette, ma non mi piaceva nient'altro. Quindi... è normale. Un piatto francese. Il mio è gigante, confronto. Buona? A me potrebbe piacere? Ho fatto l'errore più grande della mia vita a prendere le orecchiette? Probabile, però va bene. Io mangio tutto, tranne la carne nei ristoranti e il pesce. Una felice scoperta, sono buonissime. E sono saporite, sanno di estate. Ho fatto una bella scelta, anche il sapore è buonissimo. Sì, sa tantissimo di burro però. Mi sta sorprendendo, avevo visto delle recensioni negative dove dicevano no, non vale la pena, i soldi. Però in realtà mi sta piacendo veramente molto. Sia il vino, tutto, sì. L'accoglienza, il servizio, il pane. Comunque stiamo cercando di allungarla perché quando tramonta il sole si accenderà la Tour Eiffel. Abbiamo iniziato a mangiare alle 8, sono quasi le 10 e sicuramente alle 10 si accenderà. Alle 9.58 in teoria, quando tramonterà il sole. Esatto, stiamo lasciando un po' di vino per... quando si accenderà. E abbiamo speso 22 euro in più oltre a quei 35, perché la bottiglia di vino costa 22 euro. E niente, ce la godremo così, anche perché non penso si accenda più perché sono le 10 passate 10 e 4 minuti. La prossima
brilluccicazione o come si chiama alle 11. Siamo appena usciti dal ristorante, come potete vedere dietro di noi, e il rapporto qualità e prezzo diciamo che ci sta già dal fatto che si trova davanti alla Tour Eiffel, è un punto a vantaggio. Non costa neanche troppo, 35 euro a testa, insomma, come avete visto, primo piatto è antipasto e crociera, ovviamente crociera, sul Senna, sì, esatto, ci incluso. Può stare se si è turisti e si vuole provare qualcosa di più particolare proprio davanti alla Tour Eiffel. È proprio dietro di noi, ristorante a vista, molto bello, anche piatti presentati veramente bene, non ce l'aspettavamo, dato che dopo che ho prenotato ho visto delle recensioni un pochino negative, ho pensato Ale, questa è la fregatura dell'acchiappaturista, sì, sotto invece la Tour Eiffel. No, mancavano un po' di sale ai piatti, ma cioè, il sale lo potete aggiungere. Sono per il resto buonissime. Sì, i miei piatti erano veramente buoni. Le orecchiette sono state veramente una sorpresa, non me l'aspettavo, nonostante ci stava il Comte sopra. Vabbè, comunque sia, lo approviamo e che dire, speriamo che questa giornata vi sia piaciuta, che il nostro giro turistico al Louvre è stato di vostro gradimento. Fateci sapere se a breve verrete a Parigi. Lasciateci un like per supportarci e mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere la notifica sui nostri prossimi video. E al prossimo video, ciao!